Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina col Chef. Con me Antonella Gradini. E con me il nostro chef Nicola Bizzarri. Oggi prepareremo una seppia arrostita adagiata su una purea di patate e dei ceci brasati. Ripassati in padella con olio e cipollotto. Gli ingredienti sono una seppia fresca, dei ceci già lessati, basilico, cipollotto, patata, sale e olio extravergine di oliva. Partiamo con la patata. Non avere pure, in questo piano non si fa niente. Poi è un piano in Decton. Ormai è assicurato. Dopo tante puntate vedo che non c'è neanche un rigo, quindi possiamo consigliarlo. Intagliamo la patata, cipollotto, pentolino, mettiamo a scaldare un po' di olio extravergine di oliva, facciamo rosolare cipollotto, giri un po' la cipolla, sempre a me me la fa girare che mi deve far piangere, le nostre patate, profumiamo con qualche foglia di basilico, pizzico di sale e aggiungiamo un po' di acqua o brodo vegetale a coprirlo. Dobbiamo coprirlo? Sì. No, a coprire nel senso con il brodo. Ah, io mi devo coprire col coperchio. No. Con il liquido. Coprire in modo che si finisce di cucinare in 7-8 minuti e viene frullato. A parte mettiamo la nostra seppia fresca ad arrostire, che poi taglieremo finemente, e nell'altra padella faremo i nostri ceci che andremo a insaporire e lasceremo sani. Non li frulliamo questa volta i ceci? No, frulliamo le patate. Quindi abbiamo una purea, un contorno solido e la seppia. Padellino sempre antiaderente, scaldiamo un po' di olio extravergine oliva, mettiamo il nostro porro, mettiamo un po' i nostri ceci, giusto un goccio di acqua di cottura, no? E li finiamo di insaporire così, no? Facciamo il suo calore, giriamo la nostra seppia per poi tagliarla arrostita, è bella, no? Buona. Quindi attendiamo la cottura della seppia, che si finiscono di insaporire i ceci e le patate per poi frullarle. Panella, le nostre patate sono ben stufate, fatte, quindi pronte per essere frullate, i nostri ceci sono ben insaporiti e la nostra seppia si è ben arrostita. Quindi procediamo con grado, mettiamo le patate qui, le frulliamo, puoi dilettarti anche tu, vai. Io intanto l'altro po' facevo minestra. Facciamo un mix, prendo la seppia e la taglio a pezzettoni così. È uscito bene? Bene? Sì. Profumo. Sento un bel profumo. La seppia la tagliamo a pezzettoni, è bella tenera, no? Quando è fresca non ha bisogno di essere tagliata a pezzettoni, a giuliana fine. Guarda che bella. Mettiamo un altro pizzico non di sale. Non bisogna cucinarla troppo la seppia, sennò si indurisce, vero? Sì, infatti è stata sui 4 minuti e 4 minuti per lato. Okay, procediamo all'assemblaggio e piatto. Adagiamo come base questa purea di patate. Mettiamo la seppia così al centro. Mettiamo anche un po' di ceci. Guarda che bello. Le palline sembrano. Altro che ceci.
profumiamo con la menta. Qualche foglia di menta. Lo cogliamo proprio dal produttore al consumatore, si dice, no? Per profumare il piatto. Sì. Un po' di qua, un po' di là. Un filo d'olio extravergine d'oliva che non deve mancare mai. Il piatto è pronto per essere gustato. Buona. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima ricetta, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.